Buongiorno a tutti, questa è un'altra delle registrazioni fatte per Vivant, una video lezione che dedichiamo nella giornata di oggi a un argomento molto particolare, complesso, molto lungo, che cercheremo di asciugare il più possibile, e cioè le guerre di Vandea, che sono un aspetto fondamentale della rivoluzione francese, poco noto, specialmente in Italia, perché è l'altra rivoluzione francese, la controrivoluzione, i movimenti popolari contrari alla rivoluzione. Io sono Giorgio Enrico Cavallo, sono un giornalista, uno storico, essenzialmente un appassionato di quest'epoca, e quindi cercherò insieme al mio collega Ruben di narrare questa importante pagina di storia. Buongiorno a tutti, io sono Ruben Casa. Sono più un appassionato di storia che non uno storico, sono un amico di Giorgio e sono appena laureato in un istituto francese che si chiama l'Istituto di Studi Politici. Ho la fortuna di essere bilingue italo-francese, quindi la guerra di Vandea è assolutamente uno degli argomenti che mi appassionano di più. Direi che si può cominciare con questa presentazione. La prima domanda che bisogna fare è: stiamo parlando della guerra di Vandea oppure delle guerre di Vandea? Perché di guerra di Vandea ce ne sono state più di una. La storiografia ufficiale ne conta circa 5, anche se i confini tra una e l'altra sono spesso abbastanza ridotti, abbastanza sfocati. La prima e la più grande guerra di Vandea, quella che sarà trattata principalmente in questa conferenza, è la guerra che si sviluppa tra il 1793 e il 1794. È l'unica guerra controrivoluzionaria francese, è l'unica delle guerre di Vandea, che è organizzata veramente in un modo militare, nel senso c'è un esercito, ci sono dei capi, ci sono degli obiettivi militari, mentre le altre sono più o meno spontanee, che nascono in diverse parti, in diverse regioni, e che nella maggior parte finiscono più o meno come sono. Le altre guerre di Vandea, o piuttosto le insurrezioni della Vandea, sono quella che si è sviluppata tra il 1795 e il 1796, detta anche Seconda Guerra di Vandea, che si può considerare un po' come uno strascico della Prima Guerra di Vandea, che trae le sue origini dalla caduta del terrore, dalla caduta dei Giacobini e della Montagna, appunto dell'instaurazione del governo di convenzione termidoriana, che è un governo più debole. La terza guerra di Vandea è quella a cavallo tra gli anni 1799 e 1800, è una piccola insurrezione che approfitta appunto della debolezza del direttorio, che sta per trasformarsi in consolato, quindi il consolato di Napoleone Bonaparte, all'inizio diviso con tre consoli, nel quale Napoleone ovviamente ha il ruolo preponderante. Ci sono ancora due insurrezioni della Vandea, una dopo tutta l'epopea di Napoleone nel 1815, dopo la prima restaurazione tra il 1814 e il 1815 ci sono i 100 giorni dove Napoleone torna in Francia. Questo crea uno scontento ovviamente enorme tra i monarchici, e quindi c'è questa quarta insurrezione della Vandea, che tra l'altro è nel contesto del grande terrore bianco, o terror blanche, che adesso esamineremo. L'ultimo strascico di insurrezione della Vandea è uno strascico durante la monarchia di luglio, quindi la monarchia di Luigi Filippo, monarchia costituzionale, 2 anni dopo l'abdicazione del re Carlo X, nella quale la nipote di Carlo X, la duchessa di Berry, cerca di risollevare, di rifare un'insurrezione in Vandea con scarsissimi risultati. Bisogna soprattutto distinguere nella guerra di Vandea quello che sono i vendeani o vandeani veri e propri e i chouans. I chouans sono coloro che
sono al nord della Loira, mentre i Vandeani sono coloro che sono al sud della Loira. La distinzione è abbastanza semplice, perché è una distinzione geografica, ma è anche una distinzione di tipo militare, perché i Vendeani o Vandeani erano organizzati in un'armata, mentre i Shuang avevano una strategia molto più di tipo guerriglia. Infatti l'insurrezione degli Shuang dura molto più a lungo, è presente per quasi tutta l'epoca napoleonica. Infatti uno dei capi, che è Giorgio Cadudal, che vedremo dopo, sarà ucciso dagli agenti napoleonici nel 1804. Non bisogna vedere l'insurrezione e la guerra di Vandea come qualcosa di singolo. Il contesto tra il 1793 e il 1794 è quello, come si può vedere nella cartina di sinistra, di un sollevamento generale di moltissime province francesi. I motivi sono abbastanza vari. Il primo motivo è quello dei federalisti, dei girondini. I girondini, che dominano la Convenzione Nazionale tra il 1792 e l'inizio del 1793, sono all'opposto dei giacobini, che è un'emanazione dei Montagnard, sono per una distribuzione del potere di tipo più o meno federale, quindi ovviamente hanno moltissimi sostegni nelle grandi città di provincia della Francia. Quando i Montagnard nel 1793, con i loro decreti, espellono i girondini dall'assemblea, dalla convenzione, questi si spargono in tutte le province francesi e moltissime città si ribellano al potere giacobino-girondino. Su queste, diciamo, ribellioni di tipo federalista, le cui principali sono gli episodi di Lione e di Marsiglia, oltre che Bordeaux e Rouen in Normandia, si innestano certe volte dei movimenti monarchici, movimenti simili alla Vandea, oppure dei movimenti più di tipo di rivolta contadina, certe volte con anche aspirazioni monarchiche. I diversi movimenti di protesta verso il regime giacobino molte volte convergono, quindi non si può dare una vera definizione di molti movimenti, non si può dare una vera catalogazione di molti movimenti, perché sono il frutto di una miscellanza tra queste diverse correnti che sono le rivolte popolari verso il regime, i monarchici e i federalisti. I due episodi più marcanti di queste rivolte sono l'assedio di Lione, che dura diversi mesi nel 1793, tra l'estate e la fine dell'anno. Lione, che aveva un sindaco della montagna, quindi un sindaco civil giacobino, che era Chalier, che tra l'altro era originario dell'Alta Val di Susa, il potere è quindi all'inizio del 93 è rovesciato dai girondini, che prendono la città. Le truppe repubblicane giacobine assediano la città e la radono quasi al suolo, chiamandola per spregio città senza nome. Anche Marsiglia subisce una sorte simile, e comunque ci sono diversi episodi sporadici. Diciamo che molte di queste insurrezioni sono nate in campagne cattoliche, che hanno una profonda fede cattolica, per esempio il sud del Massiccio Centrale. Una piccola nota che è molto poco conosciuta è che le mortalità della Prima Guerra Mondiale sono molto spesso correlate a questi dipartimenti estremamente cattolici, che si sono mostrati estremamente cattolici e reticenti all'autorità repubblicana durante la rivoluzione. È una correlazione che non è provata, che può anche essere spuria, perché molti dipartimenti cattolici erano anche dipartimenti più rurali, ma è una correlazione che salta agli occhi confrontando le cartine
della mortalità durante la Prima Guerra Mondiale e le cartine delle ribellioni durante la Rivoluzione Francese. Ovviamente bisogna dare un contesto a questa guerra di Vendea. Il contesto è il contesto particolarissimo e movimentato della Rivoluzione Francese. La Rivoluzione Francese, che è un avvenimento assolutamente determinante per la nostra epoca, addirittura la maggior parte degli storici la vedono come punto di salto tra un'epoca moderna e un'epoca contemporanea. La Rivoluzione Francese, che è un fenomeno estremamente complesso e che le cui cause saranno spiegate da Giorgio tra poco, e che ha diverse fasi. Una prima fase in cui la monarchia assoluta tiene, una seconda fase in cui la monarchia diventa costituzionale, circa tra il 1791 e il 1792, e poi quella che è considerata la prima repubblica, che ha dei confini abbastanza indeterminati, perché la prima repubblica molte volte si fa coincidere con la convenzione nazionale, altre volte prende anche il direttorio e il consolato, altre volte solo con la prima parte della convenzione. La convenzione, che è quindi il regime che nasce dopo la caduta della monarchia, è il nostro periodo per la prima guerra di Vendea. La seconda guerra di Vendea si svolge tra la convenzione e il direttorio, ma gli avvenimenti principali della prima guerra di Vendea concernono il governo della Convenzione Nazionale. La Convenzione ha tre fasi. La prima fase è la Convenzione dominata dai Girondini, dai federalisti di cui ho già parlato prima. La seconda fase è la Convenzione dominata dai Montagnards o dai Giacobini, che è il periodo che si fa coincidere col periodo del terrore, o la terreur in francese, in cui un governo assolutamente di tipo dittatoriale impone con la forza e la violenza le sue idee in tutta la Francia. La terza fase della convenzione è la convenzione termidoriana, in cui la maggior parte delle azioni intraprese durante il terrore sono abolite e si ritorna a un'opposizione più o meno efficace all'interno della Convenzione. La guerra di Vendea, per prima cosa, bisogna inquadrarla geograficamente. Prima cosa, la Vendea oggi è un dipartimento francese. Il dipartimento francese della Vendea attuale non corrisponde, o almeno non corrisponde del tutto, con la zona in cui la popolazione si è sollevata durante le guerre di Vendea. Bisogna fare una piccola deviazione per spiegare che cos'è un dipartimento francese. Un dipartimento francese è un'entità amministrativa creata appunto dalla Convenzione per farla finita con tutte le province antiche, che erano le province dell'Ancien Régime, della monarchia assoluta, e quindi si decide di dividere la Francia in un centinaio di pezzi di forma regolare, dandogli il nome di un elemento naturale al suo interno. Infatti la Vendea prende il nome da un piccolo fiume abbastanza insignificante che scorre dentro il dipartimento. Ma la Vendea del 1793 non corrisponde assolutamente a alcun insieme né culturale né storico, perché fino all'anno prima, appunto, il territorio era diviso in modo completamente diverso. Parlando con i canoni di oggi, quindi con i dipartimenti francesi, si può dire che il territorio della Vendea insorta, che si chiama la Vendée militaire, quindi la Vendea militare, corrisponde alla quasi totalità del dipartimento attuale della Vendea, a tutto il nord-nord-ovest del dipartimento vicino delle Deux-Sèvres, a tutto il sud-sud-ovest del dipartimento del Maine-et-Loire e a tutto il sud-sud della Loira del dipartimento del Loire-Atlantique, che all'epoca si chiamava Loire-Inférieure. Non che da altre parti non ci fossero rivolte, però questo era il perimetro che è stato definito come la Vendée militaire, la Vendea militare.
Per parlare invece con i canoni precedenti, la zona della Vandea militare occupava tre province storiche della Francia, che erano il Bas-Poitou, quindi quella parte bassa della provincia del Poitou, che prende il nome da Poitiers, la parte bassa, quindi la parte a sud del dipartimento della provincia dell'Anjou, quindi la provincia di Angers, e la parte bassa della Bretagna, che è quello che corrisponde al Pays d'Ores. La Bretagna, questa parte della Bretagna, come tutta la Loire Atlantique, non parla bretone. Fa storicamente parte della Bretagna, ma non parla bretone. Questo è un elemento abbastanza determinante, perché, per esempio, invece i Chouans utilizzavano moltissimo la lingua bretone per non farsi capire dalle truppe rivoluzionarie. Come possiamo vederlo sull'immagine di destra, si è cercato di definire quali fossero le zone più insorte da quelle dove invece ci sono state delle insurrezioni sporadiche. Come si può vedere, c'è tutta una prima fascia subito all'interno delle terre, che si chiama le Bocage Vendéen, e poi tutta una zona molto larga intorno alla città di Cholet, che è a cavallo appunto tra le tre province storiche. Tra le cause del sollevamento della Vandea, vi è un dibattito storiografico che è estremamente acceso. Perché per prima cosa bisogna appunto identificare delle cause profonde, delle cause latenti, da delle cause dirette. Il dibattito storiografico per moltissimi anni, addirittura si può dire chiaramente per un secolo e mezzo, ha sofferto di una presa di posizione molto netta dalla parte della Repubblica Francese e dagli storici filorepubblicani associati appunto alla Repubblica Francese, di cui molti erano appunto professori in università. Tra loro si può citare Charles-Louis Chassin e Alphonse Solard, che appunto nella seconda metà dell'Ottocento hanno fatto alcuni tra i primi trattati sulla guerra di Vandea, il primo che si chiama Mémoire pour servir à la guerre de Vendée, che è dell'anno 1860. Il secondo ha fatto un'opera più generale che si chiama Histoire de la Révolution Française, nella quale ha trattato molto bene, anche se con un punto di vista già sorpassato, le cause della rivolta in Vandea. Più tardi, altri storici hanno cominciato ad adottare un punto di vista più neutro, a anche guardare delle fonti bianche, quindi le fonti degli insorti. Tra loro uno dei precursori è sicuramente Jean-Clément Martin, che ha fatto addirittura tre o quattro libri sulla guerra di Vandea. Posso citarli, si chiamano La Terreur, Nouvelle Histoire de la Révolution Française e Les Échos de la Terreur, Vérité dans le mensonge d'État. Sono tutti libri che sono usciti tra gli anni 70 e gli anni 80 del secolo scorso. Un libro di riferimento sulla storia della Vandea è quello di Renald Séché del 1986, che si chiama Le Génocide Franco-Français, il genocidio assolutamente francese. Molto più recentemente, proprio nelle scorse settimane, è uscita un'altra opera di Jacques Guillemin, che ha il titolo molto esplicito, che si chiama Le Génocide en Vendée. Vedremo tutto ciò più tardi. Allora, parlavamo delle cause profonde. Le cause profonde della controrivoluzione in Vandea possono essere ricercate in diversi fattori. Molti storici individuano diversi fattori. Gli storici filorepubblicani insistono nel fatto che la Vandea fosse una rivoluzione sobillata da nobili e da preti che avessero approfittato dell'ignoranza e della religiosità cieca dei contadini per appunto macchinare le loro strategie e fare un colpo di Stato. Allora, certo è che il cristianesimo ha giocato un ruolo assolutamente fondamentale.
ma è comunque sbagliato, e nel dibattito storiografico moderno si è preso conto di questo aspetto, è sbagliato individuare nel cristianesimo l'unica fonte di, diciamo, di l'unica sorgente che ha fatto scoppiare la rivolta. Questo perché sicuramente le campagne dell'ovest della Francia erano estremamente religiose. Infatti, per esempio, Louis Pasteur, alla fine della sua vita, ha citato il fatto che lui era religioso quanto un contadino bretone, ma in ogni caso di tutto l'ovest della Francia. Questo perché le persone dell'ovest della Francia fino a pochissimo tempo fa avevano la reputazione di essere estremamente religiose. Tra l'altro, la ruralità del dipartimento della Vandea e delle zone circostanti sicuramente era un altro fattore di religiosità. Il cristianesimo ha sicuramente fatto parte, una delle cause scatenanti della controrivoluzione vandea. Non bisogna però credere che sia l'unica causa. Infatti, per esempio, lo storico Marcel Fouché ha evidenziato come un sentimento antiborghese, un sentimento antiborghese, anticommerciante, anticittadino, fosse molto presente nelle campagne dell'epoca, soprattutto della Francia dell'Ovest, in cui la struttura sociale, diversamente da altre parti della Francia dell'Est, che invece erano più magari a contatto con il resto dell'Europa, che avevano un'eredità del Sacro Romano Impero, quindi delle città libere basate sulla borghesia, basate sul commercio, nelle campagne dell'Ovest della Francia vi era un diffuso sentimento antiborghese, antiparigino. Un'altra cosa estremamente importante era lo scontento sociale che dilagava a quel periodo della Rivoluzione francese. In effetti, l'abolizione dei diritti feudali, la nazionalizzazione dei beni del clero, che erano stati fatti negli anni precedenti dalla Convenzione Nazionale, erano poi stati venduti all'asta. Quindi ovviamente questo aveva approfittato a dei ricchi commercianti e dei ricchi borghesi, spesso non della regione, ma i piccoli contadini non avevano approfittato praticamente di nulla. Tra l'altro, nella Vandea, come in tutto l'ovest della Francia, era molto diffusa, la piccola proprietà individuale non era così diffusa come invece lo poteva essere in altre regioni di quell'epoca, tra cui tra l'altro il Piemonte. Un'altra cosa che si è evidenziata nel dibattito storiografico moderno era la difesa della comunità dalle aggressioni esterne. Quindi un senso di comunità, un senso di bene comune, e quindi una difesa dall'imposizione di regole derivante da un centralismo imposto da Parigi e dalla Rivoluzione francese. Si può collegare questo aspetto con appunto il movimento dei Girondini, di cui ho spiegato prima, anche se non è così corretto, perché non vi sono mai state delle vere e proprie rivendicazioni federaliste da questa parte della Francia. Nelle cause dirette, bisogna sicuramente guardare a due tipi di cause. Gli storici repubblicani hanno sempre insistito sul fatto che la causa scatenante della guerra di Vandea fosse il reclutamento, tirando a sorte, di 300.000 uomini per le guerre della Repubblica. Nel 1793 la Francia è già in guerra con una buona parte dell'Europa. La Francia ha bisogno di soldi, fa un impressionante levée de masse, come si dice in francese, tirando a sorte 300.000 soldati, 300.000 uomini, che quindi dovranno partire al fronte nell'est della Francia. È sicuramente vero. È sicuramente vero che ha dato un po' il fuoco alla polvere questo evento, ma il dibattito storiografico moderno tende a non vederlo come la causa scatenante principale. Sicuramente l'altra causa scatenante principale è stata la riforma del clero.
Infatti, tra il 1792 e il 1793, anche se le prime riforme erano già state fatte nel 1791, la Convenzione Nazionale, per, diciamo, contrastare quell'amministrazione concorrente che dipendeva, tra l'altro, da un sovrano estero, che era il Papa, ha voluto inglobare la Chiesa alla nazione, quindi renderla la stessa amministrazione. È un po' come hanno fatto gli inglesi due secoli prima, un secolo e mezzo prima, diciamo, dove loro hanno appunto inglobato la Chiesa al potere reale. Ovviamente qui il potere reale non c'era più, quindi bisognava inglobare l'amministrazione ecclesiastica all'amministrazione statale. Facendo cosa? Facendo prestare giuramento ai preti che avrebbero rispettato i dogmi e la dottrina repubblicana, la dottrina giacobina, che non avrebbero né preso ordini dal Papa, né appunto messo in discussione la politica della Convenzione. Come si può vedere dalla carta in basso, molti preti di molte regioni hanno fatto appunto questo giuramento, mentre nella Vandea e nella Bretagna c'è stata una percentuale infima di preti che hanno prestato giuramento. La Convenzione si metterà ovviamente subito a perseguitare i preti refrattari, come si dicono, espellendoli o addirittura certe volte giustiziandoli, ma di solito espellendoli. Bastavano 20 persone che firmassero una petizione perché un prete fosse deportato dalla Francia, un prete refrattario fosse deportato dalla Francia. Sì, ovviamente si vieta il culto dei preti refrattari, non possono, non sono più autorizzati a celebrare la messa, e vengono sempre di più sostituiti da dei preti che hanno prestato giuramento, mandati dal governo centrale. E questa cosa non piace assolutamente per niente agli abitanti della Vandea, che la vedono come un'altra forma di aggressione imposta dal governo centrale, ed è sicuramente più questo avvenimento che mette il fuoco alle polveri rispetto al reclutamento di 300.000 uomini. Anche perché avrebbe poco senso rifiutarsi di andare in guerra e poi fare una rivolta che è una vera e propria guerra. Lascio la parola a Giorgio, che spiegherà le cause molto profonde che hanno portato alla rivoluzione francese e quindi alla controrivoluzione, tra cui quella della Vandea. Penso sia necessario a questo punto, dopo aver inquadrato a livello storico quali sono i prodromi del sollevamento vandeano, capire anche che cosa ha portato la rivoluzione francese, che è di nuovo un ambito estremamente dibattuto, perché spiegarlo in due parole diventa ovviamente riduttivo. Però è necessario, secondo me, vedere che cosa pensavano all'epoca i vandeani, almeno quello che si può supporre pensassero, dal punto di vista del loro modo di intendere la rivoluzione centrale, cioè a Parigi. Parigi era vista ed è vista in Francia tutt'oggi come la città per eccellenza della Francia, le altre sono sostanzialmente periferia. Quindi tutta la rivoluzione ha uno sviluppo parigino in Francia. Ovviamente a Parigi è anche la città della filosofia, è la città nella quale si sviluppa di più l'illuminismo, che è il vero fenomeno culturale del Settecento. Ora, l'illuminismo ha dentro di sé, e questo è innegabile, una fortissima matrice anticristiana e nello specifico anticattolica. Questo è un dato di fatto che si può osservare semplicemente sfogliando i documenti e le testimonianze dei filosofi illuministi, molti dei quali si facevano vanto di essere, come si potrebbe dire oggi, antisistema, anticattolici. Voltaire è dichiaratamente anticattolico. Basti pensare il motto con il quale egli conclude molte delle sue lettere, schiacciare l'infame ovviamente è la Chiesa cattolica.
Ma basti pensare anche con Condorcet in una sua famosa affermazione nella quale sarà contento quando l'ultimo dei sovrani sarà impiccato con le budella dei preti. Ecco, queste sono affermazioni estremamente violente. L'illuminismo ha in sé un'anima oscura, un'anima violenta, che si manifesta in primo luogo contro la Chiesa e successivamente contro l'aspetto politico. La persecuzione che l'illuminismo fa di tutto quello che è Chiesa si vede anche nella propagazione di una infinità di quelle che oggi diremmo fake news, cioè vere e proprie balle, vere e proprie invenzioni atte a screditare la Chiesa cattolica. Non è un caso che nell'illuminismo, nel periodo illuminista, siano nate alcune delle più fantasiose bufale sul Medioevo. Una tra tutte, gli strumenti di tortura, la Vergine di Norimberga, cose che uno può pensare a un Medioevo oscuro, inquietante. Ebbene, sono tutte invenzioni palesi nate tra il periodo illuminista e l'Ottocento. Tutti gli strumenti di tortura che vediamo nei sedicenti musei della tortura che spuntano come funghi e che attirano un sacco di persone, beh, non sono tutti falsi. Nella stragrande maggioranza dei casi sono falsi. Sono falsi esposti molte volte in buona fede. Perché? Perché si è ormai persa questa memoria, ma è evidente che se io non ho documenti storici precedenti al Settecento che mi attestino l'esistenza di una Vergine di Norimberga, è sospetto pensare che nel Medioevo la potessero utilizzare. Ma il Medioevo viene utilizzato in maniera strumentale proprio per diffamare l'eredità cattolica e cristiana dell'Europa, è quella contro la quale i filosofi illuministi maggiormente combattono. Non è solo il Medioevo a essere preso di punta, ma è anche chiaramente l'attualità. Altre fake news celebri sono ad esempio quella di Maria Antonietta, che viene appiccicata la celebre frase «Beh, se hanno fame mangino le brioche», ma è una frase inventata, attribuita a Maria Antonietta, tra l'altro già presente in citazione in un'opera di Rousseau. Se vogliamo ancora vedere, c'è la celebre leggenda nera della Bastiglia nella quale sarebbero successe le peggio cose, ebbene la Bastiglia al momento della rivoluzione del 14 di luglio, all'interno della Bastiglia c'erano sette persone delle quali nessuna detenuta per motivi politici. Allora si dovette inventare un sedicente conte di Lorge, il quale evidentemente era stato rinchiuso da ben 32 anni. E ovviamente è una citazione assolutamente inventata, ma queste fake news giravano ampiamente e avevano il supporto di quei fogli, di quei primi giornali rivoluzionari che venivano distribuiti. Ecco, in questo si vede come l'illuminismo ha plasmato la rivoluzione anche da un punto di vista metodologico. Che non si vuol dire che l'illuminismo sia un propagatore esclusivamente di fake news, intendiamoci, però certamente questo utilizzo della menzogna, questo utilizzo scientifico della propaganda, è stato un'arma molto potente in mano agli illuministi, i quali avevano una enorme influenza all'interno del circolo di potere. Basti pensare a quanti sovrani avevano come consiglieri dei filosofi illuministi, i famosi sovrani illuminati. In questo si può vedere come in tutta Europa, non solo in Francia, circolassero delle idee che erano molte volte contrarie alla Chiesa cattolica. E non a caso il Settecento, specie nella sua seconda parte, è stato profondamente anticattolico nell'ambito del potere. E lo si vede in vari altri episodi, come ad esempio nell'Austria Giuseppina, nella quale appunto abbiamo delle riforme estremamente severe. Ora, tutto questo va contestualizzato anche dal punto di vista della Francia, per capire la Vandea. Perché in Francia? Beh, in Francia c'è anche una enorme diffusione di tutto quello che è l'aspetto settario, che è di nuovo un aspetto poco noto e poco indagato dell'aspetto rivoluzionario.
Addirittura storici contemporanei hanno detto, si disse all'epoca che c'era un grande appoggio delle sette segrete, in primis della massoneria, ma ci sono poche prove. In realtà le prove ci sono, bisogna andare a collegare specialmente l'appartenenza dei vari personaggi alle sette segrete e a quali sette segrete, basti pensare a un Voltaire che era dichiaratamente massone, per ricostruire un puzzle e capire che sì, anche l'influenza delle sette segrete è stata esclusivamente, è stata fondamentalmente importante per la rivoluzione francese e per la sua riuscita. Molti dei personaggi rivoluzionari facevano inoltre parte di una setta particolarmente accesa, che era quella degli Illuminati di Baviera, nata chiaramente nell'ambito tedesco nel 1 maggio 1776, ma che si era diffusa con una velocità sorprendente all'interno proprio dei circoli massonici. E guarda caso, le istruzioni degli Illuminati di Baviera, ritrovate poi grazie all'intervento della polizia bavarese, che in maniera abbastanza fortuita pare abbia ritrovato queste istruzioni. Ebbene, sono dei documenti che letti oggi fanno capire come ci fosse una volontà di sovvertire il sistema precedente. Si è detto più volte in ambito non cattolico che queste informazioni, questo voler leggere all'interno della rivoluzione per forza un meccanismo settario, sia tutto sommato come volerci vedere un complotto, una teoria del complotto. Oggi piace molto questa parola, ci riempiamo la bocca, ma in realtà che cos'è una teoria del complotto? Essenzialmente è un programma politico. E in questo caso a me pare evidente che sotto la Rivoluzione francese ci sia un preciso programma politico. Un programma politico che vede in primo luogo l'eliminazione dell'Europa cristiana, un tentativo di eradicazione dell'Europa cristiana partendo dalla Francia. Non mi sembra di vedere particolari complottismi dietro questa affermazione, quando proprio si vede che le menti lontane della rivoluzione, che sono questi filosofi illuministi che fin dall'inizio del Settecento, dai Cavalieri del Giubilo nati in Olanda in avanti, ebbene, da tutti questi meccanismi di contatti, da questi circoli culturali, si vede chiaramente come una guerra dichiarata fosse quella alla Chiesa cattolica, in primo luogo, prima ancora che contro la monarchia. Chiaramente tutto questo va poi osservato nel particolare, ed è evidente che nella Rivoluzione francese non è stata programmata giorno per giorno, minuto per minuto, ma si può vedere come se queste erano le direttive, erano le linee filosofiche alla base, e lo sbocco naturale fosse quello di una guerra al cattolicesimo, una guerra al cristianesimo. In Vandea, dove, come abbiamo visto, c'è un forte attaccamento alla religione, tutto questo può essere stato un motivo forte della rivoluzione, non è stato l'unico, ma è stato, la miccia che ha permesso di scontrarsi contro quella che era considerata una rivoluzione estranea. E questo perché bisogna considerare che le rivoluzioni nascono sostanzialmente con la Rivoluzione francese. È il primo episodio rivoluzionario nella storia contemporanea, senza dubbio. Perché? Perché in precedenza c'erano ribellioni. E la differenza è molto sottile. Nessuna ribellione precedente pretendeva di terminare in maniera drammatica come la Rivoluzione francese, cambiando tutto. C'era stato un episodio soltanto, che è stata la guerra dei protestanti, le guerre di religione del Cinquecento. Quelle sì, avevano una valenza già rivoluzionaria, ma era una rivoluzione rivolta essenzialmente verso il cielo. La Rivoluzione francese, invece, è rivolta verso il cielo e verso lo Stato. E in un certo senso, nella repressione violenta e brutale dei moti vandeani, si può leggere anche una rivoluzione che si rivolge verso il cielo, verso lo Stato e verso la società. In questo si può anche leggere, probabilmente, già un'anticipazione dei massacri novecenteschi e anche delle degenerazioni, delle dottrine politiche del Novecento. Ritornando
sull'argomento Vandea, dopo l'eccellente introduzione di Giorgio, bisogna chiedersi per prima cosa chi sono i vandeani che si sono ribellati e che cosa è successo nelle premesse. Allora, bisogna dire che l'inizio della Rivoluzione francese, in molte campagne della Francia, ma tra cui anche le campagne dell'Ovest, è accolto abbastanza favorevolmente, perché all'inizio la matrice anticristiana, anche se era comunque già espressa, non era ancora stata concretizzata da decreti. Il primo decreto è appunto la Costituzione Civile del Clero nel 1791, quella di cui ho parlato prima. Ma i contadini dell'Ovest della Francia apprezzavano estremamente le misure anti-feudali e certe volte anche confiscatorie nei confronti dei beni della Chiesa, ma soprattutto le misure feudali, le misure anti-feudali, quindi la soppressione dei privilegi, era qualcosa che teneva estremamente a cuore ai contadini. Si vedono nei Cahiers de Doléances che sono stati inviati a Luigi XVI nel 1789, appunto come questa cosa di abolire i privilegi feudali fosse estremamente ripetuto da tutte le province, tra cui anche le province dell'Ovest. La prima cosa che bisogna dire della rivoluzione, della controrivoluzione della Vandea, è che l'aspetto monarchico è arrivato dopo l'aspetto cristiano. Infatti non c'è stata alcun tipo di reazione né nella Vandea né nel generale nelle altre province, a parte il tentativo disperato del barone de Batz di salvare Luigi XVI dal patibolo, ma non vi sono stati dei moti di ribellione nel gennaio del 93, quando Luigi XVI è stato ghigliottinato, ma neanche quando è stato condannato a morte qualche mese prima. La somma di fattori di cui ho parlato prima, quindi appunto un forte attaccamento al cristianesimo, due cause scatenanti, e soprattutto una volontà di ribellione generale rispetto a un regime lontano, rispetto a un regime confiscatorio, rispetto a un regime oppressivo, un regime esterno, portano i primi moti della Vandea a poter essere qualificati come una jacquerie. Le jacquerie sono le rivolte contadine disordinate, senza alcun tipo di obiettivo, con la sola intenzione di, appunto, di colpire i tenenti dell'oppressione, se possiamo dire, le jacquerie medievali e poi del XIV-XV secolo, erano ovviamente contro il potere feudale. Questa jacquerie, che era all'inizio della rivolta della Vandea, era contro il potere centralizzato, contro il potere della Convenzione. All'inizio, appunto, in Vandea, come in tutte le altre zone, vi sono dei focolai distinti, dei focolai di ribellione completamente disordinati, senza alcun tipo di leadership, come possiamo dire, dei focolai che certe volte hanno dei motivi completamente diversi, addirittura si sono evocati dei regolamenti di conti, delle rivalità tra paesi, delle vendette personali, delle ribellioni semplicemente per non voler pagare le tasse, delle ribellioni contro il governo centrale. Infatti, proprio i primi episodi della guerra di Vandea, che iniziano verso metà marzo del 1793, sono delle sporadiche e isolati focolai di insurrezione generale, di insurrezione, possiamo dire, addirittura generica, nel senso senza veramente dei motivi comuni. L'unico motivo comune che già a quell'epoca si designava era appunto l'attaccamento al cristianesimo, come abbiamo visto, perché l'imposizione di preti refrattari ha
coincideva appunto nella maggioranza dei casi con l'inizio di un focolaio di insurrezione. Un'altra caratteristica che era evidente già da subito della rivoluzione, della controrivoluzione della Vandea, era il fatto che per la maggior parte gli insorti facevano parte della classe agricola, quindi erano contadini, tra cui moltissimi braccianti e mezzadri. Vi erano anche alcuni artigiani, soprattutto dei tessitori, perché tutta la zona intorno a Cholet è famosa per i suoi atelier di filatura, di tessitura, e poi durante poi la ribellione sono venute anche altre categorie di cui parleremo. Dicevamo appunto, i primi focolai di insurrezione sono a circa metà marzo del 1793 e si concretizzano come degli attacchi spontanei e locali a soprattutto delle sedi di guardie nazionali che erano una milizia locale, quindi non erano reparti dell'esercito, degli attacchi contro questi posti di guardie nazionali che nella maggioranza dei casi abbandonavano i posti e scappavano via. Nel corso dei giorni, delle settimane, i gruppi di insorti cominciano ad unirsi, tanto che in molti paesi addirittura si sentono le campane battere a festa. Laddove si uniscono, cominciano a formare gruppi più numerosi e ad attaccare guarnigioni sempre più grandi, sempre nell'ambito delle guardie nazionali. Fino a quel momento la Vandea non era una terra militarizzata, quindi non c'era motivo di mettere grandi cantonamenti militari. Quindi appunto i primi ribelli si attaccano contro la manifestazione più visibile del potere centrale, che erano le guardie nazionali. Con il passare delle settimane, appunto i gruppi di ribelli diventano sempre più numerosi, cominciano ad unirsi e, caso unico appunto, come dicevo già prima, di tutte le ribellioni controrivoluzionarie della Francia di quell'epoca, assumono una struttura militare. E fanno un vero e proprio esercito, con i suoi gonfaloni, con i suoi gradi, con i suoi generali, con i suoi ufficiali e sottufficiali. Questo esercito prenderà il nome di Armée Catholique et Royale, il cui stemma si può vedere in questa diapositiva. L'Armée Catholique et Royale era addirittura divisa in tre grandi armate, secondo appunto la carta della Vandea. C'era l'armata del Bas-Poitou, che era quella più vicina all'oceano, quindi maggior parte della Vandea propria, intesa come dipartimento, più la parte della Loire Atlantica, della Loire Atlantique, quindi sotto Nord. C'era l'armata del centro, che era quella che prendeva gli insorti dell'intorno a Cholet, come abbiamo detto, quindi l'intersezione tra le tre antiche province del Poitou, della Bretagna e dell'Anjou. E poi c'era ancora l'armata dell'Anjou e del Haut-Poitou, che era quella appunto che prendeva gli insorti dell'antica provincia dell'Anjou. Quindi vi è un vero e proprio, una vera e propria organizzazione che si delinea nei giorni, nelle settimane dell'insurrezione, che, caso unico, fa delineare una vera e propria struttura militare. Come ho detto, l'insurrezione della Vandea era a grande maggioranza fatta di contadini, o comunque ceti, sicuramente non borghesi, sicuramente non esperti alla guerra. I contadini non erano esperti alla guerra, i contadini erano sicuramente efficaci perché conoscevano il proprio territorio, erano efficaci perché mettevano a sacco, ma non erano sicuramente efficaci nel delineare una strategia. Ecco che quindi si comincia a fare uso, tra virgolette, ricorso ai nobili. Bisogna dire che i nobili all'inizio, anche i nobili, anche gli emigrati, non erano affatto convinti dall'insurrezione della Vandea, anche perché molti di loro sapevano che molto probabilmente non si sarebbe mai potuto tenere testa a delle armate ben organizzate, relativamente ben organizzate, come erano quelle repubblicane.
Infatti moltissimi nobili non prendono la cosa né sul serio né con un grande entusiasmo. Contrariamente appunto a come dicevano gli storici filorepubblicani di metà dell'Ottocento, che dicevano che era tutta una macchinazione dei nobili e del clero che hanno usato i contadini. Non è vero. Moltissimi nobili erano estremamente reticenti all'inizio a partecipare a questa cosa, compresi appunto i nobili emigrati, quindi i nobili che erano fuori legge. E un episodio molto divertente di uno dei personaggi che adesso andremo a analizzare, che è Charette, lui addirittura si nascose sotto il letto per non essere trovato dai contadini che venivano a chiedergli se poteva comandare le truppe. Charette ha fatto di tutto, si è persino finto malato per non assumere questo ruolo. E poi alla fine è uscito dal letto e fa: va bene, ok, ma sono io che comando, e chiunque si oppone gli spacco la testa. Quindi i nobili all'inizio non erano affatto convinti di questa rivoluzione. I contadini avevano invece bisogno dei nobili, perché i nobili quasi tutti avevano fatto una carriera militare. I nobili hanno fatto una carriera militare come ufficiali, quindi sapevano comandare, avevano dell'esperienza per comandare. Ed ecco che insieme all'entrata della nobiltà nella rivolta della Vandea cominciano a delinearsi degli obiettivi più chiari, tra cui l'obiettivo di restaurare la monarchia. C'è un dibattito che sicuramente non potrà mai essere risolto: se sono stati appunto i nobili che, volendo poi approfittare di questa rivolta, abbiano diciamo convinto la massa di rivoltosi a rivendicare non solo le rivendicazioni vaghe che fino ad allora rivendicavano, ma anche un ritorno alla monarchia. C'è anche lì una frase celebre che dice: se questa Repubblica non ci vuole, se questa Repubblica ci tratta in questo modo, allora tanto peggio, a morte la Repubblica e viva il re. In ogni caso, appunto, la rivolta comincia come disordinata, con una matrice cristiana evidente, e poi mano a mano diventa monarchica. Ora farei una piccola deviazione per andare ad analizzare le grandi figure della rivolta della Vandea, che sono assolutamente indissociabili dalla rivolta stessa. Allora, comincerei con l'analizzare la figura di Jacques Catelinot. Catelinot è un personaggio proprio della prima ora della rivoluzione. È stato l'unico generale della rivoluzione, dell'esercito, dell'armée catholique royale, ad essere di estrazione contadina, anche se contadina non è così corretto, diciamo, di ambiente contadino, perché lui era un venditore ambulante ed era anche il sagrestano della sua parrocchia. Era una persona estremamente religiosa, che aveva diversi figli, ma che ha abbandonato tutta la sua famiglia quando i suoi compaesani, che sapevano della sua fede, assolutamente ferrea, sono venuti a chiamarlo per guidare in un primo momento la ribellione locale. Ha abbandonato tutto, come se fosse una chiamata di Dio, e si è messo appunto in testa la sua ribellione locale. Era stato definito il santo dell'Anjou, lo santo d'Anjou, perché era dotato, come tra l'altro moltissimi altri generali dell'armata cattolica e reale, una persona dalla pietà estremamente grande. Nel senso, Catelinot non ha mai esitato a liberare prigionieri repubblicani, addirittura cercare di convertire prigionieri repubblicani. Ma sicuramente non ha mai usato quella violenza che invece era veramente il marchio di fabbrica delle truppe repubblicane.
Kathleen Ho, appunto, si fa strada nella rivoluzione, nella controrivoluzione della bandiera. Continua a dire rivoluzione perché è una rivoluzione contro la rivoluzione. Permettimi di citare De Maistre. La controrivoluzione non è una rivoluzione al contrario, ma è il contrario della rivoluzione. Esattamente, esattamente. Quindi Kathleen Ho appunto si fa strada nelle prime fasi della rivoluzione, della controrivoluzione della Vandea, e diventa il primo generale, il primo comandante generale dell'esercito cattolico e reale. Kathleen Ho guiderà i suoi nella più grande presa della Vandea, della guerra di Vandea, verso l'apogeo, diciamo, dell'armata cattolica e reale, che era la presa di Saumur. Morirà poi in seguito nella battaglia di Not, in uno tra l'altro degli ultimi colpi esplosi della battaglia, e verrà appunto rimpiazzato dalla prossima figura che adesso andremo ad analizzare. Come lo si evince dal nome, Henri de la Roche-Jacquelin era invece un nobile. Era un nobile di una famiglia nobiliare neanche tanto importante, dell'attuale Dipartimento delle Deux-Sèvres, quindi del Haut-Poitou, è nato in una famiglia di tre fratelli, tutti e tre, gli altri due si chiamavano Louis e Armand, tutti e tre hanno preso parte alle guerre di Vandea, perché Louis e Armand sono sopravvissuti, hanno poi preso parte ad altre sommosse più tardi. Henri durante la guerra di Vandea era un generale estremamente giovane, aveva 20 anni. Aveva 20 anni, ma da quando aveva 16 anni, aveva già avuto un'esperienza militare. Era stato appunto mandato al collegio militare per diventare un ufficiale. Si era sempre battuto molto coraggiosamente, molto energicamente dalla parte della monarchia. Infatti aveva anche preso parte alla difesa del Palazzo delle Tuileries quando è stato attaccato nel 1792, e aveva anche rifiutato di emigrare, come invece il resto della sua famiglia aveva fatto. Henri de la Roche-Jacquelin è ricordato oggi come una persona estremamente coraggiosa, anche fin troppo coraggiosa, fin troppo impulsiva. È ricordato come un carattere molto molto determinato, molto deciso, era sempre in prima linea davanti ai suoi, addirittura caricava quando finivano le sue pallottole, caricava alla sciabola in prima linea, e non ha mai tanto amato, diciamo, l'ambiente della gerarchia militare. Ha sempre preferito l'azione sul campo rispetto diciamo alla condotta strategica, che tra l'altro questo gli costerà anche caro. Dopo Kathleen Ho, la Roche-Jacquelin, che si era già fatto notare per il suo coraggio estremo e per l'enorme rispetto che le truppe gli davano, infatti lo chiamavano persino affettuosamente Monsieur Henri, nel 1830, quindi parliamo di 35 anni, 38 anni dopo la guerra di Vandea, si diceva ancora che il nome stesso di La Roche-Jacquelin, pronunciato nell'ovest della Francia, faceva drizzare le antenne a decine di migliaia di persone che ancora lo vedevano come il simbolo di questa epopea. Quindi La Roche-Jacquelin era un personaggio popolarissimo tra i vandeani, sia per il suo coraggio che comunque per la sua statura morale, per il suo coraggio in battaglia. Aveva un motto, che è quello che è scritto qua, che si j'avance, suis-je moi, si je recule, tu es moi, e si je meurs, mangez moi. Se avanzo, seguitemi, se torno indietro, uccidetemi, e se muoio,
vendicatemi. Tra l'altro, come si vede nel bellissimo quadro che è stato dipinto nel 1818, come tutti gli altri quadri dei generali della Vandea, che sono praticamente tutti morti durante l'insurrezione della Vandea, quindi sono tutti ritratti post-mortem, sicuramente romanzati. Ma come si vede appunto in questo bellissimo ritratto, La Rochejaquelin ha anche ricevuto diverse pallottole, infatti ha anche combattuto molte volte con un braccio al collo, con una sola mano. Portava anche sempre un pennacchio bianco, che per farsi riconoscere, e portava molti segni distintivi che lo facevano riconoscere anche agli occhi delle truppe repubblicane. Quindi era un bersaglio molto facile, ma nonostante questo andava comunque sempre in prima linea. La Rochejaquelin è stato il secondo comandante generale dell'armata, appunto dopo l'assedio di Nantes e la morte di Catinou, e lo è stato fino alla quasi dissoluzione dell'armata della Vandea, quindi fino ai primi mesi del 1794. Dopo la Virée de Galerne, che vedremo fra poco, sbandato come il resto dell'armata, ha vagato per poi farsi sorprendere da una pattuglia di soldati repubblicani e farsi fucilare sul campo. La terza persona di cui mi piacerebbe parlare dei generali della Vandea è François-Athanase de Charette, che ho già evocato prima nell'episodio dell'Etto. Charette era qualcuno dal carattere molto particolare, era molto diverso dagli altri generali della Vandea. Aveva addirittura persino una condotta morale che era diversa da quella degli altri generali della Vandea, che erano tutti molto pii, molto religiosi. Charette invece aveva una specie di harem intorno a lui, addirittura ha fatto una specie di corte con dei festini, con delle... era una persona molto diversa dagli altri generali della Vandea e ha anche adottato una strategia di guerra, guerriglia, molto diversa dagli altri generali della Vandea, che tra l'altro ha anche pagato sul lungo termine. Charette era il comandante dell'armata nel Pays d'Ouest, che è quella parte appunto della Loire Atlantique sotto Nantes, quindi quella parte della Bretagna che non parla bretone. Charette, dopo aver partecipato con una strategia congiunta con gli altri generali della Vandeani, si è abbastanza velocemente distaccato e ha cominciato a fare una strategia autonoma, tanto che la sua armata può essere addirittura considerata come un elemento autonomo nella guerra di Vandea. Questa strategia di guerriglia era soprattutto data dal fatto che Charette, che aveva una lunga esperienza di ufficiale nella marina, sapeva che, a parte la guerriglia, sul lungo termine era impossibile affrontare le truppe repubblicane con le loro stesse armi. Quindi lui e i suoi soldati hanno approfittato, tra l'altro, del terreno molto paludoso del Pays d'Ores per continuamente attaccare e poi scomparire le truppe repubblicane, ma senza andare in scontri campali, come invece altri generali hanno fatto, e la cui cosa li ha anche portati purtroppo alla rovina. Charette si rifiuta di partecipare alla Virée de Galerne, che vedremo che cos'è, che è l'episodio che ha segnato la perdita dell'armata cattolica reale, e si è fortificato nel suo Pays d'Ores. Infatti Charette è l'unico comandante e l'unico esercito che sopravvive alla disfatta della prima guerra di Vandea nel 1794 e che continua a non farsi prendere, continua ad attaccare le truppe repubblicane, finché nel 1795, con quindi la convenzione termidoriana, quando il terrore era già stato abolito, addirittura gli inviati repubblicani gli chiedono la pace, una cosa mai vista, cioè una cosa che per gli altri comandanti della Vandea era assolutamente impossibile. Gli chiedono la pace e infatti nel 1795 Charette entra trionfalmente a Nantes accompagnato dal generale repubblicano locale.
Questa pace non durò a lungo perché, a parte le visioni completamente diametralmente opposte tra i Vandeani e i Repubblicani, Charette ha fatto questa pace solamente per convenzione, ma sapeva benissimo che la lotta, diciamo l'insurrezione, continuava al di là, nel paese degli Chouans, nella Bretagna, nel Maine e nella Bassa Normandia. E infatti è stato proprio Charette, secondato da un altro generale che è Jean-Paul Astoclet, che vedremo fra poco, che ha rotto unilateralmente la pace alla fine del 1795 e ha iniziato quella che è definita la seconda guerra di Vandea, che era qualcosa di molto più, appunto, molto più tipo guerriglia, e il cui obiettivo principale era quello di far sbarcare gli inglesi in una penisola bretone, di far sbarcare gli inglesi e l'armata degli emigrati, quindi dei nobili francesi emigrati, nella penisola bretone, di creare appunto un cuscinetto per fare in modo che ci fosse questo sbarco e che quindi poi si potesse attaccare direttamente le posizioni repubblicane. Questo sbarco fu un completo fallimento per tutta una serie di motivi, tra cui la disorganizzazione interna, ma anche la disorganizzazione e il cambiamento di programma dell'armata degli emigrati, che a un certo punto ha detto no, noi non sbarchiamo più. E quindi rapidamente, quando aveva contato su questa strategia per andare avanti, appunto ritrovandosi senza questa strategia, si fa rapidamente catturare dalle truppe repubblicane e si fa fucilare nel 1796 nella piazza centrale di Nantes, dove pochi mesi prima era entrato. Qualche parola su altri generali della Vandea, che appunto sono indissociabili con la storia della Vandea, molto più di quanto i generali repubblicani contassero dal lato repubblicano. Qualche altro generale della Vandea, si può citare Charles de Beaufort, che era un altro nobile, che è stato per molto tempo il vice capo, se possiamo dire, dell'armata cattolica reale, sia sotto Catineau che sotto la Rojaca, che muore nella battaglia di Cholet del 17 ottobre 1793 e che è soprattutto famoso per essere stata una persona di un'enorme pietà. Sul punto di morte ha fatto giurare ai suoi ufficiali di non far fucilare 5.000 prigionieri repubblicani, ma di liberarli. E per questo è anche lui era denominato appunto nell'immaginario popolare, era considerato quasi come un santo. Maurice Delbé, che è il secondo in alto, quindi quello in centro, anche lui è stato un generale molto conosciuto, molto famoso della guerra di Vandea, e anche lui è famoso per aver fatto recitare un Pater Noster e aver liberato anche lui centinaia di prigionieri repubblicani. È stato poi fucilato sull'isola di Noirmoutier nel 1794. Jean-Nicolas Stofflet, che è l'ultimo a destra in alto, anche lui aveva un profilo più atipico, perché Jean-Nicolas Stofflet, prima cosa, non era originario della regione, non era un nobile, era un ex soldato proveniente dalla Lorena, che aveva servito nei reggimenti reali, era profondamente attaccato alla monarchia e profondamente attaccato alla religione. All'inizio dell'insurrezione era addirittura guardia bosco per conto di un nobile locale. Ha fatto molte azioni della guerra di Vandea a suo onore. Era forse il generale meno rispettato della guerra di Vandea, perché aveva la reputazione di avere un carattere molto duro, con poche qualità umane e più ambizione personale. Stofflet, insieme a Charette, condurrà la seconda guerra di Vandea, quindi quella per far sbarcare gli inglesi e gli emigrati, e sarà anche lui catturato e fucilato a quell'occasione. Il primo, partendo da sinistra in basso, è il principe di Talmont, che era il comandante della cavalleria della Vandea, che era appunto un personaggio anche lui molto
ha preso parte a praticamente tutte le battaglie della Vandea, era comandante generale della cavalleria. Ho anche inserito due figure degli Chouan, quindi dei ribelli a nord della Loira, che non avevano una struttura militare, sono sempre rimasti, lo ripeto, a uno stadio di insurrezione generale, e anche per quello sono durati molto più a lungo. Quello centrale era Jean Coutreau, detto Jean Chouan. Era uno dei principali comandanti degli Chouan, e tra l'altro la Chouannerie e i Chouan prendono proprio il nome da lui, perché lui si chiamava, il vero cognome era Coutreau, ma il soprannome della sua famiglia erano gli Chouan, che nel dialetto locale Gallo vuol dire quelli della civetta. Quindi la rivolta degli Chouan potrebbe dire la rivolta di quelli della civetta. Come si può vedere, ha attaccata la croce, lo Sacré-Cœur, che era il simbolo, diciamo, con quale i vandeani si riconoscevano tra di loro. Era appunto un cuore rosso con una croce bianca dentro, e ancora oggi il simbolo del Dipartimento della Vandea. Tutti i contadini, tutti i membri dell'Armata Cattolica Reale avevano questo stemma messo qua. L'ultimo a destra è Georges Cadoudal, che era uno dei capi dell'insurrezione Chouan bretone, e che per poco non è riuscito a fare un attentato a Napoleone Bonaparte nel 1804. Si farà poi catturare appunto nel 1804 dall'infame prefetto di polizia di Parigi, Fouché, e sarà poi ghigliottinato poco dopo. Qualche parola veloce anche sui generali repubblicani, sulle figure dal lato repubblicano. Come dicevo, ce ne sono stati molti di più, non avevano un ruolo simbolico per le loro truppe come lo avevano i generali della Vandea, erano degli ufficiali come gli altri, si sono per contro molto distinti per la loro crudeltà. Da inizio a sinistra abbiamo Jean-Baptiste Kléber, che è stato uno degli architetti delle battaglie vinte dai repubblicani per schiacciare la rivolta in Vandea. Ecco, Kléber forse è quello che si è distinto meno nella sua crudeltà. Kléber era più un militare di professione, quindi non era un sanguinario macellaio come possono essere gli altri. Kléber è tra l'altro ancora oggi ricordato come l'eroe della città di Strasburgo, la piazza centrale di Strasburgo è dedicata appunto a Kléber, il che fa storcere il naso a molte persone provenienti dalla Vandea che si recano poi a Strasburgo, e ha fatto anche una abbastanza brillante carriera sotto il direttorio e poi il consolato, è diventato uno dei generali preferiti di Napoleone Bonaparte, è morto poi in Egitto nel 1801 assassinato da un fanatico islamico. Il personaggio alla sua destra invece è molto conosciuto per la sua propensione alla violenza, ed era Louis-Marie Curot, che era un generale di origine normanna, tra l'altro di origine nobile, ed è stato lui a inventare le colonne infernali, che lo vedremo tra poco, è stata la strategia di spopolamento e di genocidio della Vandea, la strategia di terra bruciata per assolutamente radere al suolo la Vandea e toglierla dalla carta. È stato non solo uno degli ideatori, ma anche il principale esecutore. Le colonne sono state appunto organizzate sotto la sua supervisione. Più in basso abbiamo Nicolas Axo, che anche lui era dell'est della Francia, come tutti gli altri. Infatti si possono notare molti patronimici alsaziani, c'erano anche molti altri, c'era Müller, perché a quell'epoca la maggior parte dei generali della rivoluzione erano di origine alsaziana. Axo si è distinto in soprattutto due episodi, che erano la battaglia di Cholet dell'ottobre del 93 e la presa di Noirmoutier del 94. Ed è anche stato appunto uno
uno dei personaggi che si è più distinto nella brutalità della repressione. La medaglia d'oro in questa categoria va alla persona alla sua destra, che era François Joseph Westermann, originario di Molsheim, anche lui vicino a Strasburgo, che era veramente considerato come il macellaio della Vandea. È stato lui che ha massacrato la maggior parte dei civili di Le Mans durante la Via del Galeano. È stato lui che ha avuto la brillante idea di distribuire dell'acquavite infettata con l'arsenico per sterminare il più possibile la popolazione della Vandea. Westermann era qualcuno che non faceva prigionieri, dall'abilità militare abbastanza limitata, ma sicuramente dalla crudeltà assolutamente sconfinata. Entriamo appunto nello specifico su come si sono svolte le guerre di Vandea. La prima guerra di Vandea, nello specifico, non è così difficile alla fine delineare un profilo della guerra di Vandea. C'è stata appunto una prima fase, come ho già detto, di insurrezione generale, seguita da una fase di organizzazione militare, in cui i vandeani, per diverse ragioni, tra cui ovviamente la disorganizzazione del lato repubblicano, che non aveva ancora mandato tante truppe, ma anche la conoscenza del territorio e, perché no, il coraggio dei soldati che si battevano per loro stessi, che si battevano per le loro case, per i loro paesi, per le loro famiglie, e sono stati degli elementi determinanti. Nei primi mesi della rivolta della Vandea, nessuna truppa repubblicana poteva andare contro i vandeani. Tutte le battaglie si concludevano con delle sconfitte repubblicane, praticamente tutte. Infatti, in certe porzioni della Loira, le truppe repubblicane non hanno mai attraversato il fiume per oltre 3 mesi. Quindi, per diversi mesi, la Vandea militare è stata praticamente sotto controllo totale dei vandeani. Il primo scontro, diciamo, significativo è stata la battaglia di Thouars, che era del 5 maggio del 93. Thouars è una delle cittadine più importanti della Vandea militare ed era controllata abbastanza saldamente dai rivoluzionari, e appunto a inizio maggio è stata presa dalle truppe di Catlinot, che ne hanno fatto appunto uno dei primi punti strategici. L'apogeo della rivolta della Vandea, perché poi anche lì non ha senso dire tutte le battaglie della guerra di Vandea, perché non hanno la portata di battaglie campali, sono per la maggior parte degli scontri limitati, degli scontri che sì hanno un effetto, ma in cui il numero di morti è abbastanza relativo, la cui importanza strategica è anche abbastanza relativa. L'apogeo dell'insurrezione della Vandea era la presa di Saumur, che è il 9 giugno del 93. Saumur è una città sulle rive della Loira, vicino ad Angers. I vandeani la assediano per diverse ore. La Rojaclin entra spada alla mano primo nella cittadella di Saumur, e con lo stupore di tutti, tra cui i vandeani stessi, i vandeani prendono subito il controllo della città e per prima cosa fanno celebrare una messa solenne nella cattedrale di Saumur. Un altro episodio, successivamente, qualche giorno dopo, è stata la presa di Angers, questa volta senza combattere, perché i vandeani avevano talmente impressionato le truppe repubblicane a Saumur che ad Angers hanno preferito non combattere. Hanno detto: tanto qua è persa. Quindi il sindaco di Angers si è presentato a Catlinot e gli ha consegnato le chiavi della città. I vandeani, all'apogeo della loro potenza, quindi nel giugno del 93, hanno pensato di fare un assedio, l'assedio della città più importante, che era comunque abbastanza nel centro della rivolta, quindi costituiva un ostacolo non indifferente, che era la città di Nantes. La presa di Nantes avrebbe significato il ricongiungimento con anche tutte le truppe di Chouan, e quindi avrebbe significato un intero nord-ovest della Francia completamente sotto il controllo degli insorti. Nantes
non è stata presa dopo un assedio furioso che è durato diverse ore, anzi si può dire quasi due giorni, anche per errori all'interno dell'armata della Vandea, Nantes non è stata presa. E, non fu una sconfitta per i vandeani, non fu neanche veramente una vittoria per i repubblicani. Però, come dissero in seguito, forse Nantes ha salvato la Repubblica, perché la presa di Nantes avrebbe appunto significato un intero quarto nord-ovest sotto il controllo degli insorti, tutta la costa libera per lo sbarco degli inglesi, e quindi Nantes, anche se fu una vittoria molto sofferta da parte repubblicana, ha forse appunto salvato la Repubblica. C'è stata ancora un'altra battaglia nei mesi successivi, che è un aneddoto abbastanza divertente da raccontare, che è la prima battaglia di Noirmoutier, il 12 ottobre del 93, e era una battaglia in cui gli uomini di Charette hanno marciato verso un'isola, che è l'isola di Noirmoutier, che era un caposaldo repubblicano. Perché marciato? Perché durante la metà del giorno, quando c'è la marea bassa nell'Oceano Atlantico, c'è una lingua di terra che collega quest'isola alla terraferma. Charette, per spronare i suoi uomini, li ha fatti andare con la marea che saliva. Si è messo in fondo alla colonna e ha detto: adesso correte, andiamo verso Noirmoutier, niente esitazioni, altrimenti saremo tutti annegati. È stata forse l'ultima vittoria importante dei vandeani, perché la prima battaglia appunto in cui i vandeani hanno subito una cocente sconfitta è la battaglia di Cholet, 17 ottobre 1793, che si vede appunto raffigurata nell'immagine di destra, in cui c'è la Rochejaquelin, che ancora una volta era davanti alle sue truppe, che nonostante il suo coraggio non è riuscito a sopraffare le truppe repubblicane. Un altro aneddoto di questa battaglia è il mouchoir rouge de Cholet, cioè il fazzoletto rosso di Cholet. Cholet è famosa per i suoi tessitori, per la sua produzione di fazzoletti, e adesso il simbolo della città è un fazzoletto rosso. Si dice che questo simbolo della città derivi proprio dal fazzoletto che aveva al collo la Rochejaquelin, che era rosso, quindi anche attirava l'attenzione dei suoi nemici, che lo potevano facilmente prendere come bersaglio, ma la Rochejaquelin non ha voluto toglierselo ed è andato avanti. Oggi la città di Cholet, appunto, ha come simbolo questo fazzoletto eroico, possiamo dire. Appunto dall'autunno del 1793 le cose per i vandeani cominciano a non andare più bene. Infatti, come tra l'altro aveva anticipato Charette, ci sono dei problemi inerenti e strutturali dell'armata vandeana. La prima cosa è chiaramente la mancanza di strategia collettiva. Neanche tanto a livello degli ufficiali, perché gli ufficiali, diciamo, qualche obiettivo ce l'avevano, ma a livello proprio dell'armata non vi erano dei reali obiettivi di guerra. I contadini lottavano per loro stessi, per togliersi dalla tirannia, per togliersi dall'oppressione centralizzatrice di Parigi, ma non pensavano di andare fino a Parigi e di tagliare le gambe al regime e prendere il loro posto. I contadini lottavano per loro stessi, non per avere loro una libertà, non per schiacciare la Repubblica. Certo, magari sarebbe stato il loro sogno, ma nessuno ha mai pensato di andare fino a Parigi e di attaccare direttamente Parigi. Quindi la strategia, certo, faceva magari prendere il controllo della regione, ma non portava da nessuna parte. E anche gli obiettivi di guerra non erano ben definiti. Una battaglia, una guerra, alla lunga, anche se c'è un vantaggio strategico dalla parte di un esercito, se quell'esercito non ha obiettivi di guerra definiti, perde, spreca tutto il suo vantaggio strategico che può avere. Il vantaggio strategico era sicuramente effettivo nelle zone della Vandea, perché la popolazione conosceva le sue terre, la popolazione lottava per le sue terre. Ma una volta usciti dalle sue terre, tutto questo vantaggio non esisteva più. E tra l'altro, appunto, l'esercito composto da
dai contadini, da contadini attaccati al loro territorio, attaccati ai loro paesi, non poteva certo portare a una professionalizzazione dei soldati della Vandea. Perché infatti, appunto, un termine della guerra di Vandea era quello di changechunisme. Cioè, i contadini, una volta, dopo che avevano combattuto, si toglievano i loro vestiti di guerra e si rimettevano la camicia di contadino e tornavano ai campi. Quindi i contadini non avevano alcuna intenzione, non avevano alcun bisogno di andare a combattere professionalmente. E questa è stata una debolezza enorme. Un'altra cosa che è stata una debolezza, come l'abbiamo già visto prima, era la carità cristiana dei vandeani, che sicuramente non è una debolezza, ma contro i repubblicani lo era, perché i vandeani avevano moltissime volte pietà dei prigionieri repubblicani. Tantissime volte, appunto, i generali hanno ordinato un'amnistia generale, sicuramente anche pensando e sperando che dall'altra parte si sarebbe fatto un gesto simile, ma dall'altra parte non c'è mai stato un gesto simile. Dall'altra parte, al contrario, i briganti, come li chiamavano, erano per l'enorme maggioranza fucilati sommariamente e molti addirittura torturati. La Rougeclin e i suoi consorti nell'autunno del 93 pensano: che cosa dobbiamo fare adesso? Ok, abbiamo il controllo del territorio, cosa dobbiamo fare? Gli inglesi subivano un bloccaggio nell'Atlantico, ma avevano, diciamo, campo più libero nella Manica. Il problema è che la Vandea dà sull'Atlantico, non dà sulla Manica. E quindi la strategia che è stata messa a punto dalla Rougeclin e gli altri era quella di andare a prendere un porto della Manica, liberarlo dalle truppe repubblicane e far sbarcare gli inglesi che avrebbero potuto aiutarli. Ecco che inizia la spedizione che si chiama la Virée de Galerne, che è una spedizione in Normandia. La Virée de Galerne comincia con l'attraversamento della Loira, del grosso dell'armata della Vandea. Ci sono diverse, come possiamo vedere dalla carta, diversi scontri nel viaggio di andata, tra cui molte vittorie anche dei vandeani, che con molte sofferenze riescono ad arrivare a Granville, che era il porto designato in Normandia per far sbarcare gli inglesi. Ma proprio a Granville succedono due fatti. Prima cosa, la città era molto meglio fortificata di quanto i vandeani non lo credessero. Quindi diventa molto più difficile mettere un assedio. Bisogna mettere un assedio, e l'assedio durerà non si sa quanto. E proprio a causa di questo fatto, i contadini fanno quasi un ammutinamento, perché loro dicono: ma noi non siamo qua per combattere in una terra che non c'entra nulla con noi, noi non vogliamo fare queste cose qua, noi combattiamo per la nostra terra. E quindi c'è quasi una diserzione di massa una volta che hanno messo l'assedio a Granville. Con tutte queste cose succede che l'assedio a Granville non funziona e che le truppe repubblicane dentro Granville riescono a resistere, e quindi l'unica soluzione a questo punto sono in Normandia addirittura e di ritornare indietro. Ma ritornando indietro devono ripassare in dei territori controllati dai repubblicani, e ovviamente sono a questo punto harcelé, come si dice in francese, sono attaccati da ogni parte dai repubblicani, che appunto questa grossa colonna che era l'armata della Vandea viene decimata. Lo scontro peggiore, principale, la disfatta totale dell'armata della Vandea è quello che succede a Le Mans. Le Mans, che è la capitale della Sarthe, oggi del dipartimento francese, una volta era la capitale del Maine, i vandeani entrano in Le Mans, si asserragliano in Le Mans, e poi tutte le colonne repubblicane arrivano sulla città, bombardano indiscriminatamente la città, entrano nella città, fanno un macello sia degli abitanti della città che dei vandeani veri e propri. I vandeani scappano in tutte le direzioni, sono massacrati in tutti i campi intorno alla città,
il generale Westermann, quello di prima, fa entrare i suoi uomini in tutte le case di Le Mans e fa al minimo sospetto di che ci sia un vandeano nella casa, fa fucilare o ancora peggio ammazzare nei modi più barbari qualsiasi persona che si trovi sulle linee repubblicane. Si contano addirittura tra i 10 e i 20.000 morti solo nell'episodio di Le Mans. Tra l'altro, pochi anni fa, rifacendo la pavimentazione stradale, a Le Mans hanno proprio trovato delle fosse comuni in mezzo alla strada che i repubblicani avevano scavato quello che avevano. La Rochejaquelin cerca di salvare il salvabile, fa una specie di ponte sulla Loira, una specie di testa di ponte sulla Loira, fa scappare quello che resta dell'armata della Vandea di nuovo nella Vandea vera e propria. Ma a questo punto l'armata cattolica reale non ha più alcun tipo di forza, non ha più alcun tipo di potenza, di energia, e quindi nel giro di poche settimane sono tutti catturati e sconfitti. E tra l'altro i generali sono quasi tutti stati fucilati o comunque sono morti in questi giorni qua. Quindi Le Mans e la Via del Galeano sono stati la fine dell'armata cattolica reale. Non sono stati la fine della guerra dal lato rivoluzionario, dal lato repubblicano, vedremo perché. Ecco perché la guerra continua dal lato repubblicano. Dal lato repubblicano non hanno affatto intenzione di cedere. Comincia quindi una vera e propria guerra di sterminio e di annientamento della Vandea. Bertrand Barrère, che era il grande tenore, uno dei più famosi avvocati di Parigi, che interveniva alla Convenzione, che era soprattutto durante il periodo giacobino, ha usato proprio la formula in una delle sue più celebri arringhe, che è détruisez la Vendée, distruggete la Vandea, exterminez cette race de brigands, sterminate questa razza di briganti. Bertrand Barrère fa adottare una legge il 1 ottobre del 1993 che è la détermination, che prevede la pura e semplice sterminio della Vandea e dei suoi abitanti. Quindi si organizzano appunto delle colonne militari che vengono chiamate le colonne infernali, che hanno come compito, un compito ben preciso, che è quello di distruggere ogni tipo di raccolto nella Vandea, distruggere o incendiare le foreste per privare gli abitanti dei beni comuni, radere al suolo tutti i villaggi insorti, sterminare ufficialmente solo gli uomini, ma non ufficialmente non saranno solo gli uomini. Insieme a ciò, i prigionieri di guerra della Vandea subiscono un trattamento che è assolutamente atroce, che sono gli annegamenti nella Loira, che tra l'altro non sono stati solo di prigionieri della Vandea, sono anche stati molti preti refrattari o molte persone accusate appunto di essere reazionarie. La Loira diventa a notte quella che si chiama in francese la baignoire nationale, quella che dicono, dicevano i repubblicani, la baignoire nationale, la vasca da bagno nazionale, per ridere. Gli annegamenti della Loira erano semplici: si prendevano tutti i prigionieri vandeani o preti, li si caricavano su delle barche, li si legavano e si facevano affondare le barche. Un particolare tipo di annegamento erano i cosiddetti matrimoni repubblicani. Matrimoni repubblicani consistevano a legare insieme nudi un uomo e una donna, tra cui molte volte un prete, ancora per aggiungere all'umiliazione, e di calarli con un verricello dentro la Loira, poi magari ritirarli un attimo su, poi rifarli calare giù finché non annegassero. Si stimano tra i 6 e i 10.000 morti solo per gli annegamenti. Oltre agli annegamenti, ovviamente, ci sono state delle fucilazioni in massa, le cosiddette fusillade de notte, perché erano soprattutto fatte nella piazza centrale di notte, anche lì diverse migliaia di morti. Purtroppo non ci sono abbastanza fonti di archivio per sapere con precisione quanti ce ne sono stati.
sulle colonne infernali abbiamo una visione più chiara per gli stessi rapporti che sono stati inviati dagli ufficiali repubblicani, tutti contenti di aver compiuto con zelo la loro missione. Le colonne infernali vanno ben al di là di quello che gli è stato chiesto dalla convenzione, perché in un periodo di circa 6 mesi, da gennaio a giugno del 94, fanno le cose più inimmaginabili. Violentano sistematicamente ogni donna trovata, torturano per puro piacere qualsiasi essere umano che trovano davanti, come sport usano tagliare a pezzi i corpi e poi usarli come combustibile. Queste non sono leggende, queste sono dei fatti avverati di cui i soldati stessi se ne vantavano. E tra l'altro, laddove si imbattevano in donne e bambini, usavano soprattutto delle armi bianche, cioè dei coltelli, perché così non sprecavano neanche la polvere da sparo. Si stima in circa 50, 60, 70 mila persone deliberatamente assassinate dalle colonne infernali. Uno delle modalità più comuni era quello di riunire tutti nella chiesa del villaggio e poi dare fuoco alla chiesa. Infatti ci sono ancora molte chiese oggi in Vandea che sulle vetrate raffigurano scene delle colonne infernali che danno fuoco alle chiese con la gente dentro. Queste sono abbastanza comuni in Vandea, ne ho viste molte, io stesso. Ruben, mi infilo un attimo perché sul volume di Secher ci sono un paio di testimonianze che possono essere interessanti su questo. Certo. Una è di Westermann, uh-huh. Al Comitato di Salute Pubblica. Non vi è più Vandea, cittadini repubblicani, è morta sotto la nostra libera spada, con le sue donne e i suoi bambini. L'ho appena sepolta nelle paludi e nei boschi di Sevenè. Secondo gli ordini che mi avete dato, ho schiacciato i bambini sotto gli zoccoli dei cavalli e massacrato le donne, così che almeno quelle non partoriranno più briganti. Non un prigioniero da rimproverarmi. Ho sterminato tutto. E sugli annegamenti c'è una testimonianza interessante al processo di Carrière. Qua. All'inizio gli annegamenti si facevano di notte, ma il comitato rivoluzionario non tardò a familiarizzarsi con il crimine, diventando più crudele, e da questo momento gli annegamenti si fecero in pieno giorno. All'inizio gli individui venivano annegati coi loro abiti, ma in seguito il comitato, spinto dall'avidità e dalla raffinatezza della crudeltà, spogliava dei vestiti quelli che voleva immolare alle diverse passioni che l'animavano. Bisogna anche che vi parli del cosiddetto matrimonio repubblicano, che consisteva nel legare insieme sotto le ascelle un giovane e una giovane completamente nudi e precipitarli così nelle acque. Mi sembrano testimonianze che sono agghiaccianti, ecco. Esattamente. Sono esattamente le modalità. Tra l'altro hai citato Carrière, hai fatto molto bene, perché Carrière era talmente crudele. Carrière era uno dei funzionari della Repubblica, no, era talmente crudele che è stato addirittura sottoposto a processo, è stato addirittura dalla Convenzione a Parigi, quindi era di un livello talmente alto che persino i rivoluzionari l'hanno messo sotto processo per gli orrori che ha fatto. Voilà. Addirittura, solo per concludere, quindi il Dipartimento della Vandea è stato rinominato da Vendée a Vengée, quindi vendicato, e alcuni burocrati della Convenzione parigina avevano addirittura il progetto di ripopolarlo, una volta la popolazione completamente sterminata, da giovani patrioti rifugiati dal resto dell'Europa. Quindi un progetto di sterminio completo. Quello che ha salvato gli abitanti della Vandea alla fine è stata la caduta del terrore, perché con la caduta del terrore le colonne infernali sono state poco a poco abolite. Quindi si può parlare, è una nozione storica che è apparsa negli ultimi decenni, di un vero e proprio genocidio vandeano, di questa volontà deliberata della Convenzione di eliminare la razza dei briganti, di
fare fuori completamente una popolazione intera. E probabilmente ci sarebbero anche riusciti se il terrore non fosse caduto appunto verso la metà dell'anno 1794. Il termine genocidio vandeano, che quindi è apparso negli ultimi decenni, fa soprattutto riferimento al fatto che questo tipo di massacri sono stati i primi massacri a scala industriale della storia contemporanea. Tra tutta la guerra della Vandea, quindi non solo questi massacri di civili, ma anche le perdite militari di ogni campo, le perdite date dalla fame, dal fatto che i contadini avevano perso tutto, avevano perso le loro terre, avevano perso i loro mezzi di produzione, si stima una mortalità tra 150.000 e 200.000 uomini, donne e bambini, su circa 700.000 persone che popolavano la Vandea militare prima del conflitto. Una mortalità che è assolutamente enorme. Tra l'altro è stato poi fatto in epoca imperiale un censimento generale della popolazione per ogni dipartimento, e è stato anche stimato a quell'epoca il deficit di abitanti del territorio ad oltre 250.000 persone. Questo ovviamente tiene conto delle nascite non avvenute a causa appunto del fatto che la popolazione si fosse stata sterminare. Il termine genocidio vandeano e la portata di questo genocidio, forse il primo della storia moderna, e questo è un'altra delle importanti aspetti della storia della Vandea, è stato ben poco conosciuto fino a poco tempo fa, è stato molto poco trattato, perché ha subito appunto una specie di damnatio memoriae dalla parte delle autorità repubblicane, che non volevano appunto essere associate a questo tipo di massacri, non hanno mai voluto farsi cattiva pubblicità dicendo: guardate come è nata la nostra Repubblica è nata sterminando tutti coloro che non erano d'accordo con noi. Beh, diciamo che questo accomuna molto a tutte le dittature successive, siano esse comuniste, naziste, quello che vogliamo, alla fine però sono tutti bravissimi, ecco, assolutamente. Nella loro retorica, intendo. Assolutamente, assolutamente. E quindi niente, dopo aver analizzato questo aspetto, che comunque è importantissimo della guerra di Vandea, che è un po' la sintesi anche della valenza storica della guerra di Vandea, quindi prendere misura dell'ampiezza dei massacri, del genocidio che è stato fatto, della responsabilità che porta la Prima Repubblica Francese nella volontà deliberata di sterminare un intero popolo, lascio la parola a Giorgio che spiegherà appunto l'eredità di questa guerra di Vandea nel futuro, fino ai giorni nostri. Bene, siamo quindi all'ultima parte della nostra esposizione sulle guerre di Vandea. Ringrazio Ruben per la sua esposizione, sicuramente chiara e mediana tra un'esposizione che ha cercato in linea generale di minimizzare l'aspetto della repressione vandeana perché era una macchia sul processo rivoluzionario, e dall'altra un'esposizione che tende invece a glorificare forse eccessivamente l'esperienza della sollevazione vandeana. Questo da un ambito cattolico monarchico. Bisogna sempre stare nel mezzo, e credo che l'esposizione fattuale fatta fino a questo momento sia effettivamente nel mezzo tra queste due posizioni, permettendo di capire lo sviluppo della guerra in Vandea. Io a questo punto mi porrei la domanda del perché la Vandea è importante oggi. In primo luogo perché ha dato un grande slancio ideologico alla cosiddetta reazione, e quindi ha permesso di avere dei veri e propri martiri, come venivano chiamati all'epoca, per contrastare anche fattualmente l'esperienza rivoluzionaria francese. La rivoluzione è stata considerata spesso come un periodo storico in continua evoluzione, che non si è esaurito con la rivoluzione francese, ma che anzi continua. Io vorrei a questo punto leggere un piccolo passo di Louis Gaston de Ségur, che secondo me è chiaro su questo aspetto e chiarisce proprio l'importanza che è stata data successivamente in ambito cattolico alla guerra di Vandea.
Secondo Segur, la rivoluzione francese non è che la foriera di una rivoluzione molto più grande, molto più solenne, che sarà l'ultima. Questa rivoluzione suprema e universale, che riempie già il mondo, è quella che ora appelliamo la rivoluzione. Per la prima volta dopo 6.000 anni ha osato prendere al cospetto del cielo e della terra il suo vero e satanico nome rivoluzione, cioè grande ribellione. E là per impresa come il demonio la famosa parola non serviam. Ella è satanica nella sua essenza. Questo è un pensiero che si unisce anche a quello di Joseph de Maistre, il quale usa proprio questa terminologia di rivoluzione satanica, prendendo spunto dai massacri della Vandea. Quindi la Vandea diventa anche filosofia, entra all'interno del grande dibattito filosofico europeo dell'Ottocento. In Italia la Vandea viene evocata per essere il prodromo delle insorgenze del triennio giacobino, quelle che portano poi all'arrivo degli austro-russi alla sollevazione del 1799. Quindi anche in Italia, secondo taluni storici, si sono avute delle piccole Vandee locali, in particolar modo guidate da capipopolo che si ispiravano all'esperienza vandeana. In Italia non ci sono stati massacri, fortunatamente, che si sono avuti nella Vandea, però si sono avuti delle esperienze di popolo analoghe, con delle sollevazioni popolari come quelle dei Viva Maria in Toscana o come quelle dei Brandaluccioni nell'Italia settentrionale, che ricordano molto le sollevazioni vandeane per modalità, quindi con una grande prevalenza dell'aspetto religioso e in secondo luogo anche quello della restaurazione dei governi locali considerati legittimi. In Vandea l'esperienza rivoluzionaria ha forgiato la vita successiva, anche perché effettivamente dopo questo periodo storico assolutamente cupo, le distruzioni erano tali per cui la memoria collettiva non poteva essere cancellata dalla semplice retorica del governo. Per cui la Vandea ha conservato tutt'oggi una profonda memoria di quella che è stata la repressione violenta del periodo giacobino. Tra canzoni e tradizioni che sono pervenute, la Vandea ha mantenuto anche una sorta di singolarità, perché è stata anche uno dei pochi dipartimenti, se non l'unico, ad aver contestato le celebrazioni del 1989, della ricorrenza della Rivoluzione francese. In questo, secondo me, è interessante notare come questo episodio abbia creato una memoria collettiva in Vandea che è quasi più forte della stessa memoria della Rivoluzione. Esattamente, e aggiungo solo che la Vandea è anche stato l'unico dipartimento francese fino a pochissimo tempo fa a essere retto da un governo regionale di stampo monarchico, che è un caso unico in tutta la Quinta Repubblica francese, fino a poco tempo fa. Anche il simbolo della Vandea oggi riprende il simbolo che abbiamo visto sulle cosacche dei vandeani, quindi il Sacré-Cœur. C'è una grossissima memoria collettiva. L'unico neo di questa situazione, se possiamo dirlo, è che la memoria collettiva nelle giovani generazioni è un pochino più sfocata che non nelle vecchie generazioni. L'altra cosa che purtroppo si vede andando in Vandea è lo stato di conservazione di alcuni monumenti della guerra di Vandea. Per esempio la tomba di Henri de la Rochejaquelin, per entrarci bisogna parcheggiare la macchina su un'uscita dell'autostrada, attraversare un campo pieno di sterpaglie e trovare questa tomba. Quindi comunque c'è un lavoro da fare, c'è un lavoro da fare di divulgazione, di conoscenza, per anche localmente ravvivare questa memoria che altrimenti rischia di, non di perdersi, certo, però rischia di affievolire. Grazie per essere per aver seguito questa lezione, spero che sia stata chiara, sicuramente l'esposizione di Ruben lo è stata. Speriamo con questo video di aver potuto
chiarire molti degli aspetti delle guerre di Vandea che sono, ai noi, poco conosciute oggi in Italia. Un saluto a tutti, grazie per l'ascolto. Spero che il video sia stato interessante, forse un po' lungo. Tra l'altro mi devo scusare in anticipo, cioè in ritardo rispetto al video, perché è stata la mia prima esposizione in lingua italiana da molto tempo, quindi ahimè sono scivolato ogni tanto in qualche francesismo, quindi mi scuso. Grazie. È andato tutto bene.